Buon pomeriggio a tutte e a tutti e ben collegati per questo nuovo webinar di Rizzoli Education. Sono Luca De Gregorio del team webinar di Rizzoli e vi parlo dalla sala webinar della casa editrice, mentre la relatrice di oggi del webinar, che è la dottoressa Maggio, è in collegamento con noi da Palermo. Buon pomeriggio, dottoressa Maggio, e ben collegata. Tutto Buon bene? pomeriggio a tutti. Che ne dice di raccontare ai docenti partecipanti a questo webinar qualcosa di lei? Chi è? Che cosa ha fatto? Che cosa fa? Sicuramente molto volentieri. Io sono una ricercatrice del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo. Sono un chimico organico e il mio lavoro di ricerca riguarda prevalentemente la chimica delle sostanze naturali. Insegno in vari corsi di laurea, insegno chimica organica, chimica delle sostanze naturali e negli ultimi anni mi sono occupata di storia della chimica e didattica della chimica e quindi insegno storia della chimica nel corso di la il primo anno del corso di laurea in chimica è un questa è una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi perché credo che sia l'unico corso di laurea ad avere un corso di storia della chimica nell'offerta formativa e poi dallo scorso anno faccio anche un modulo di didattica della chimica. Ovviamente sono autrice di lavori scientifici, anche di pubblicazioni, di divulgazione, di storia. Credo che questo sia più o meno tutto. Benissimo, benissimo. Allora, intanto io spiego rapidamente ai partecipanti come abbiamo strutturato il webinar di oggi. Ora, come di consueto, ossia come solitamente facciamo per i webinar remoti, abbiamo registrato nei giorni scorsi i primi 45 minuti del webinar, in modo da assicurare la fruibilità della lezione al riparo da possibili problemi di connessione. Al termine della parte registrata, la dottoressa Maggio sarà di nuovo dal vivo, così come lo è ora, per rispondere alle domande che nel frattempo avrete posto. Quindi vi invito chiaramente a porre le vostre domande utilizzando lo strumento di GoToWebinar che avete sulla vostra destra. Potete farlo già nella parte, appunto, fin da ora in realtà, qui in modo che quando poi avremo completato la parte registrata, ci saranno già le vostre domande a cui la dottoressa Maggio potrà rispondere. Sicuramente. A questo punto direi che noi possiamo disattivare le webcam e mando subito in visualizzazione il video che abbiamo preparato per voi. Mi sembra A dopo. perfetto. A A tra poco. dopo. Benvenuti. In questo seminario parleremo di tavola periodica, perché a 150 anni dalla pubblicazione della prima versione della tavola periodica di Mendeleev, ci siamo chiesti se essa rappresenti ancora uno strumento didattico efficace per la comprensione dei concetti della chimica e non solo. Dal momento che tutto ciò che ci è noto, con cui abbiamo maggiore confidenza, di fatto alla fine è quello che riusciamo a definire con più difficoltà, vogliamo partire proprio tentando di dare una definizione di tavola periodica. E ovviamente ne abbiamo lette tantissime, sentite molte, alcune scientificamente più corrette, altre più filosofiche, altre ancora romantiche. Qui mi fa piacere ricordare la definizione che dà della tavola periodica Primo Levi, non fosse altro per il fatto che nel 2019 celebriamo il centenario della sua nascita. Primo Levi, nel capitolo ferro del suo sistema periodico, descrive la tavola periodica come una poesia, a suo parere la più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo. Dice Levi, a pensarci bene, aveva perfino le rime, e di queste rime parleremo nel corso di questa presentazione. Più avanti, nel capitolo dedicato al carbonio, Levi aggiunge che ogni elemento rappresenta qualcosa per qualcuno, a ciascuno una cosa diversa, come le valli e le spiagge visitate in giovinezza.
Ma la definizione che mi avviso può essere molto efficace per presentare la tavola periodica agli studenti è quella che ho letto in un volume di Theodore Gray. La tavola periodica è il catalogo universale di tutto ciò che vi può capitare tra le mani, che ci può capitare tra le mani. Non comprende alcune cose come la luce, l'amore, la logica e il tempo, e infatti queste cose non potrebbero capitarvi e capitarci per le mani. La tavola periodica è uno dei simboli iconici della nostra civiltà, come il logo della Nike, il Taj Mahal o il ritratto di Einstein. È costruita non secondo un capriccio del caso, ma sulle leggi fondamentali e universali della meccanica quantistica. Per cercare di superare il riconosciuto e ormai certo valore iconico della tavola periodica, abbiamo voluto rintracciare le motivazioni, ma anche i concetti che sono alla base della sua costruzione. Per farlo, cominceremo questa presentazione con un breve excursus storico, che ripercorra le tappe fondamentali che hanno portato alla formazione della tavola periodica. Lo abbiamo fatto perché riteniamo che un approccio storico sia didatticamente estremamente valido, in quanto una narrazione storica, ovviamente non aneddotica, permette agli studenti di riconoscere anche il percorso della loro conoscenza. Ed inoltre, la storia può essere una guida per capire a fondo come la scienza si evolve, come vengono acquisiti concetti, leggi, formulate ipotesi che poi vengono accettate dalla comunità scientifica. Infine, dal nostro punto di vista, la storia permette anche di inserire la scienza, il racconto storico permette di inserire la scienza all'interno delle altre attività umane, in quanto mette in evidenza le relazioni profonde fra l'evoluzione delle conoscenze scientifiche con la società, la politica e l'economia. Siamo ovviamente tutti d'accordo che la tavola periodica nasce ovviamente da una necessità di classificare. Ovviamente i fatti acquistano senso quando sono interpretati e spiegati, quando sono messi in relazione e quando sono classificati. Un mucchio di lettere dell'alfabeto messe alla rinfusa su un tavolo non ci dicono nulla, esse acquistano senso se le disponiamo per esempio per colore, ancora meglio se vengono disposte in ordine alfabetico, questo senso si arricchisce di significato se disponiamo le lettere dell'alfabeto in maniera tale da formare parole di senso compiuto. La classificazione ovviamente è il risultato dell'azione dell'intelletto sulla materia, intelletto che cerca di individuare categorie già stabilite in natura, pensiamo alla classificazione classica delle scienze naturali in minerali, vegetali o animali. Talvolta però l'intelletto impone categorie dall'esterno, come per esempio nel caso del linguaggio o della scrittura. Gli alchimisti prima e i chimici dopo sentirono forte l'esigenza di dover classificare, esigenza che diventa sempre più pressante nel momento in cui i concetti acquisiti, le conoscenze diventano sempre più numerose. Da qui un vivace dibattito su quale fosse il criterio più opportuno per la classificazione, se fosse opportuno adottare un criterio di tipo naturale, non forzato, che utilizzasse ed esaltasse le somiglianze e le differenze già presenti in natura, o piuttosto un criterio
utilitaristico, uno schema logico che consentisse la facile memorizzazione e la trasmissione del sapere, ma che non avesse nulla a che vedere con le proprietà e le caratteristiche degli oggetti. Ovviamente questo schema logico, soggettivo, poteva essere criticato, modificabile e migliorabile, ma questo costituiva un punto di forza di questo tipo di criterio di classificazione. La scelta del più opportuno criterio di classificazione si incastra in una problematica molto più vasta di carattere filosofico e teologico, che è il problema degli universali, ovvero capire se gli elementi di un insieme condividano qualche proprietà essenziale o semplicemente vadano raggruppati per convenzione o convenienza. Accanto al lungo e vivace dibattito sulla scelta del criterio di classificazione, si sviluppa anche il dibattito sulla definizione di elemento e di sostanza semplice, un dibattito lungo che si sviluppa nel corso di centinaia di anni, di millenni, direi. Io ovviamente comincio con la definizione più scientifica, la prima definizione scientifica di sostanza semplice, che è quella fornita da Lavoisier. Lavoisier definisce la sostanza semplice, che per lui coincide con l'elemento, come quella porzione di materia qualitativamente differenziata dalle altre, a proprietà diverse dalle altre, e non può essere scissa attraverso i metodi chimici analitici in sostanze più semplici. Attraverso i metodi analitici a disposizione dei ricercatori in quel determinato momento dello sviluppo della disciplina. Lavoisier infatti è consapevole che questa definizione di sostanza semplice porta a inserire un certo numero di sostanze che probabilmente con lo sviluppo della tecnologia e delle tecniche analitiche non lo saranno più nei secoli successivi. Sulla scorta delle conoscenze pregresse, in particolare delle teorie newtoniane, per cui la proprietà principale della materia è la sua massa, e Lavoisier dà una definizione di tipo operativo per distinguere le sostanze semplici dalle sostanze composte. Il peso di un corpo semplice, infatti, è sempre inferiore a quello delle sostanze dalle quali lo otteniamo attraverso i metodi analitici, e aumenta sempre nel corso delle reazioni. Partendo da questa definizione, Lavoisier compone, struttura una tabella, un elenco di sostanze semplici, fra le quali inserisce sorprendentemente luce e calorico, che non sono quantificabili, ma probabilmente lui è consapevole della grande importanza che luce e calore hanno nelle trasformazioni chimiche. Inserisce anche una serie di minerali sono quelli che lui dice che probabilmente scompariranno per primi dall'elenco delle sostanze semplici, ma in questa tabella compaiono ben 23 degli elementi che ancora sono presenti nelle tavole periodiche moderne. La definizione di elemento di Lavoisier è il metodo per la classificazione e la caratterizzazione degli elementi, dà un grande impulso agli scienziati dell'Ottocento che in un brevissimo periodo, circa 60 anni, riescono a isolare e caratterizzare un numero grande di elementi, per cui alla metà dell'Ottocento il numero di elementi isolati e caratterizzati è quasi triplicato. Contemporaneamente alla definizione macroscopica di elemento e di sostanza semplice che ne dà Lavoisier, si aggiunge il piano microscopico, la definizione microscopica di John Dalton. Dalton attribuisce alla materia una natura particellare, dice appunto che i corpi semplici sono costituite da particelle piccolissime, tutte simili fra di loro in forma,
forma, ma soprattutto in peso, e gli elementi diversi, e due elementi diversi avranno particelle microscopiche diverse, e questa diversità è attribuita principalmente al peso. Queste particelle microscopiche Dalton li chiama atomi, ed è la prima volta che si dà all'atomo una visione scientifica, attribuendo all'atomo una proprietà fisica che è il peso, determinabile più o meno facilmente da misure macroscopiche. È chiaro che Dalton segna un passaggio importante nello sviluppo della scienza, dal momento che da Dalton in poi è chiaro a tutti che un sistema di classificazione doveva tenere conto dei pesi degli elementi. La tassonomia chimica doveva essere una tassonomia di tipo quantitativo, quindi diversa dalla tassonomia delle scienze naturali, che invece si era costruita su dati di tipo qualitativo. Ricordiamo per esempio la classificazione delle piante da parte di Linneo. Ovviamente l'Ottocento è ricco di scienziati che si pongono il problema della classificazione. In tanti tentano di classificare gli elementi, alcuni su basi filosofiche, altri vanno alla ricerca di un elemento primordiale, di aristotelica memoria. Lo fanno spinti anche dalla necessità di dover in qualche modo giustificare l'esistenza di tanti elementi così diversi, che ad alcuni appariva addirittura blasfema. Altri ancora cercano relazioni matematiche fra i pesi atomici e li individuano in gruppi di elementi, in piccoli sottoinsiemi. Vi sono anche coloro che adottano sistemi di classificazione basate sul peso atomico, molto simili a quelli che poi adotterà il sistema di classificazione che poi adotterà Mendeleev. È ovvio che però per portare a compimento il processo i tempi evidentemente non erano maturi, era necessario ancora che vi fosse una chiara e corretta definizione di atomi e di molecole. Era necessario una determinazione corretta dei pesi atomici, ma era ancor più importante superare dei preconcetti di carattere culturale, possiamo dire, ovvero rinunciare per esempio all'ipotesi dell'esistenza dell'elemento primordiale, rinunciare anche a individuare somiglianze fra piccoli gruppi, sottoinsieme di elementi, e pensare a un sistema di classificazione che guardasse alla totalità degli elementi noti. La paternità della scoperta della legge di periodicità è appunto attribuita a Mendeleev non tanto per un discorso di priorità temporale, quanto piuttosto per il metodo che Mendeleev mette in atto per la classificazione degli elementi. Ovviamente sappiamo tutti che fu spinto ad affrontare il problema da esigenze didattiche, doveva costruire il suo manuale di chimica, nell'esporre le proprietà degli elementi, quindi nello stabilire l'ordine dei capitoli che riguardavano le proprietà degli elementi, piuttosto che adottare un banale schema, un banale ordine alfabetico, si pose il problema di capire se era possibile collocare questi capitoli in ordine di proprietà degli elementi stessi. Infatti era fermamente convinto che quest'ordine ci fosse, che ci fosse qualche principio universale intrinseco per ordinare gli elementi, ma non si poteva fare prima di distinguere e definire opportunamente il corpo semplice e l'elemento.
Per Mendeleev questo costituisce una priorità, in quanto è opportuno e importante superare un paradosso che ormai la scienza si portava da centinaia di anni, paradosso che non escludo essere ancora presente nella testa di alcuni nostri studenti. Il paradosso è il seguente: capire come l'acqua che spegne il fuoco possa avere dentro di sé le proprietà del gas infiammabile come l'idrogeno, o per esempio come fosse possibile che un metallo liquido e lucente come il mercurio, combinandosi con un gas incolore come l'ossigeno, mantenesse le proprie caratteristiche formando una polvere solida di colore arancione che non sembrava avere nulla a che vedere con le proprietà del metallo e del gas di partenza. Ovviamente Mendeleev supera il paradosso attribuendo all'elemento una natura astratta, metafisica. Dice appunto: l'ossido di mercurio non contiene i due corpi semplici, il metallo e il gas, ma contiene gli elementi mercurio e ossigeno, i quali, quando sono liberi da soli, macroscopicamente hanno quelle proprietà che descriviamo del metallo e del gas. Il corpo semplice, dice Mendeleev, è qualcosa di materiale, ha proprietà fisiche e chimiche caratteristiche. All'idea macroscopica del corpo semplice corrisponde l'idea microscopica della molecola. Che cos'è l'elemento? L'elemento invece è quell'entità che è presente sia nei corpi semplici che nei composti, ne determina il comportamento chimico e fisico. Alla parola elemento, microscopicamente corrisponde l'idea dell'atomo. Qual è però, un altro esempio prima di andare avanti, cloro, bromo e iodio, che sono sostanze semplici, che si presentano, che hanno proprietà completamente diverse, il cloro è un gas, il bromo è liquido e lo iodio è un solido, i loro composti, per esempio i sali sodici, hanno delle proprietà che non hanno nulla a che vedere con le sostanze semplici. Cosa hanno in comune le sostanze semplici e i composti? Per l'appunto l'elemento. Dicevo, qual è la proprietà che caratterizza questi elementi? Mendeleev la individua nella massa atomica. Dice appunto che il peso atomico appartiene all'elemento, non appartiene né alle sostanze semplici né tantomeno ai composti. Fa l'esempio specifico del carbonio e del diamante. Il peso atomico non appartiene al carbonio o al diamante, che sono e forme macroscopiche in cui si possono presentare le sostanze semplici, ma il peso atomico è un attributo dell'elemento, del carbonio. Ma quali pesi atomici? Dal momento che alla fine del 1800 ancora non era chiaro né cosa fosse un atomo, né tantomeno come fosse possibile determinarne il peso. Tant'è vero che nei testi apparivano tabelle che riportavano i pesi atomici associati ai diversi autori. Nel dibattito sul peso atomico e sulla determinazione del peso atomico entra in maniera preponderante autorevole Stanislao Cannizzaro, il quale ancora una volta, spinto da esigenze di tipo didattico, vuol far capire ai suoi studenti cosa sono gli atomi, cosa sono le molecole, come si determinano i pesi molecolari e i pesi atomici, con la stessa esigenza di
didattica, lo spiega ai suoi colleghi nel congresso di Karlsruhe del 1860. Dice Cannizzaro: sperimentalmente possiamo accedere soltanto ai pesi molecolari, lo facciamo confrontando le densità delle sostanze gassose o gassificabili con la densità di una sostanza presa come riferimento, che è l'idrogeno. Una volta determinati i pesi molecolari di numerose sostanze gassose che contengono lo stesso elemento, partendo anche dalla composizione percentuale, possiamo ricavare i grammi di quell'elemento contenuti in una quantità di sostanza pari al peso molecolare. La quantità in grammi più piccola che troviamo costituisce il peso atomico dell'elemento. Mendeleev partecipa al congresso di Karlsruhe, ascolta Cannizzaro, ne rimane illuminato, tant'è vero che adotta il sistema di determinazione dei pesi atomici di Cannizzaro ed è quello che utilizzerà per la stesura della prima versione della sua tavola periodica, quella di cui celebriamo quest'anno i 150 anni. Dispone gli elementi appunto in funzione del peso atomico crescente dall'alto verso il basso in colonne continue, avendo cura di porre lungo la stessa riga elementi cui composti avessero proprietà simili. Si rende subito conto che disponendo gli elementi in questa maniera anche altre proprietà seguono un ordine periodico, come per esempio la valenza. Guardando gli elementi, i primi elementi, idrogeno, berillio, boro, carbonio, azoto, ossigeno, fluoro, si accorge che l'idrogeno ha valenza 1, il berillio 2, il boro 3, carbonio 4, l'azoto di nuovo 3, l'ossigeno 2 e il fluoro 1. Cominciano ad apparire quelle rime di cui ci ha parlato Levi. Questa tavola periodica ovviamente viene rielaborata, ne seguono altre versioni. Quella che c'è forse più nota è la versione orizzontale, in cui gli elementi cui composti hanno proprietà simili vengono disposti insieme a costituire un gruppo. Compaiono anche per la prima volta quelli che Mendeleev chiama righe, che poi diventeranno periodi, ma la parte più importante di questa versione della tavola periodica è che alla fine di ogni colonna, alla fine di ogni gruppo, Mendeleev pone i rapporti di combinazione degli elementi di quei gruppi con ossigeno e idrogeno, per l'appunto la valenza. La tavola periodica ha un impatto sulla comunità scientifica enorme, perché non era più necessario conoscere a memoria le proprietà degli elementi, ma potevo ricavare le proprietà degli elementi noti, ma anche prevedere le proprietà degli elementi ancora non conosciuti, semplicemente dalla loro posizione all'interno della tavola periodica, mettendoli in relazione, mettendo le proprietà di questi elementi sconosciuti con le proprietà degli elementi che li precedevano, li seguivano lungo un periodo o lungo un gruppo. Tant'è vero che il sistema elaborato da Mendeleev fu in grado di assimilare le nuove scoperte scientifiche che furono tanti, enormi e fondamentali tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Tutti gli elementi nuovi che furono scoperti trovarono il loro posto facilmente nella tavola periodica, addirittura interi gruppi di elementi come i gas nobili, interi periodi come lantanidi. Anche la scoperta degli isotopi, che ebbe un impatto notevole sulla scienza, alla fine trovò una spiegazione all'interno del sistema elaborato da Mendeleev. Come dicevo prima, gli anni fra fine 800 e primi del 900 furono anni determinanti per lo sviluppo della chimica e della fisica.
fisica, furono scoperte le particelle subatomiche, furono elaborati i primi modelli atomici e Van der Breck, un collaboratore di Rutherford, fu il primo nel 1910 ad osservare che la carica nucleare, che era uguale al numero degli elettroni, corrispondeva esattamente al posto che quell'elemento aveva nella tavola periodica. Il numero dell'elemento era uguale al numero atomico. Da qui ne scaturì un dibattito che coinvolse soprattutto Moseley e Bohr, che appunto lavoravano nello stesso laboratorio, e che spinge Moseley nel 1913 a dimostrare sperimentalmente che il numero atomico corrispondesse alla carica nucleare. Ed è Bohr un po' più tardi, qualche anno dopo, a proporre che la periodicità delle proprietà degli elementi potesse essere spiegata dalla struttura elettronica dell'atomo. Quindi la tavola periodica si trasforma, gli elementi non vengono più ordinati in funzione della massa atomica, bensì del numero atomico. Janet nel 27 elabora questa tavola periodica in cui dispone per l'appunto gli elementi in ordine di numero atomico crescente e li dispone in blocchi in maniera da evidenziare quella che noi conosciamo come configurazione elettronica. Successivamente trasferisce il blocco degli elementi i cui atomi occupano gli orbitali di tipo S dall'estrema destra all'estrema sinistra della tavola periodica, e questa è la tavola periodica moderna che tutti noi conosciamo nella sua forma estesa. Sappiamo anche che per ragioni banalmente grafiche, dovendola fare rientrare in un foglio A4, la versione che poi si diffonde, quella che è più comune, riporta i due periodi degli lantanidi e degli attinidi in basso. La tavola periodica si trasforma non soltanto da questo punto di vista, ma da semplice sistema di classificazione degli elementi diventa un vero e proprio catalogo. Nella tavola periodica moderna sono riportati una quantità enorme di dati fisici e chimici. Ovviamente questo la rende uno strumento didatticamente potentissimo, ma può creare nei nostri studenti anche qualche perplessità, indurre i nostri studenti a commettere qualche errore. Così come dice il professor Sherry, in realtà la tavola periodica che appare, che viene appesa nelle nostre aule, non è una, ma di fatto vi sono in questa unica tavola periodica tante tavole periodiche sovrapposte che descrivono vari livelli della materia, livelli di complessità crescente, possiamo dire. Ho cercato di elaborare uno schema per rendere più chiara l'idea che voglio comunicare. Esiste una tavola periodica degli elementi astratti, metafisici, quelli di Mendeleev per capirci, e sono gli elementi che compaiono e che sono caratterizzati col numero atomico e il peso atomico. A questa tavola periodica si sovrappone la tavola periodica degli atomi fisici, sostanze vere e reali, gli atomi fisici in fase gassosa, che sono la migliore approssimazione dell'elemento, con le loro proprietà, affinità elettroniche, energia di ionizzazione, elettronegatività. Ma la tavola periodica riporta anche
dati fisici e chimici di sostanze semplici, materiali reali, i gas, i liquidi, per cui la tavola periodica riporta punti di ebollizione, punti di fusione, che si riferiscono a questo ultimo livello della tavola periodica. Quindi non ci deve sorprendere, dal momento che tutti questi livelli sono contemporaneamente presenti, non ci deve sorprendere che i nostri studenti talvolta possono attribuire all'atomo di ossigeno un punto di fusione o di ebollizione, o che possano immaginare che la grafite abbia una configurazione elettronica. Bisogna ovviamente fare attenzione e a sottolineare a cosa si riferiscono tutti questi dati presenti nella tavola periodica. Lo possiamo fare anche, a mio avviso, richiamando il concetto di periodicità e facendo riferimento alla tavola periodica in vari momenti del nostro percorso didattico. Voglio farvi qualche breve esempio per spiegarmi meglio. Ovviamente il primo livello della tavola periodica, quello più semplice è quello che riguarda gli elementi, le configurazioni elettroniche, i modelli atomici. La configurazione elettronica ormai ovviamente ha completamente soppiantato il concetto di valenza, in quanto la periodicità con cui gli elementi possono prendere elettroni o cedere elettroni dell'ultimo livello energetico rappresenta la stessa periodicità che Mendeleev aveva raccontato attraverso la valenza. Ma la configurazione elettronica, la struttura atomica, dà conto anche delle dimensioni dell'atomo, del raggio atomico e del volume atomico. Siamo però già nel secondo livello della tavola periodica, in quanto i raggi atomici sono calcolati dividendo la distanza fra i due nuclei di una molecola biatomica. Però bisogna fare attenzione perché non tutti gli atomi sono legati alla stessa maniera. Alcune molecole hanno legami covalenti, alcuni ionici, altri legami metallici. I raggi atomici devono essere quindi considerati in maniera relativa. Ancora una volta le rime, il raggio atomico diminuisce da sinistra a destra dentro all'interno di un periodo. Ovviamente sappiamo che ciò è causato dal fatto che l'aumento della carica nucleare determina una maggiore attrazione degli elettroni che lungo un periodo si trovano tutti nello stesso livello energetico, da qui corrisponde un raggio più piccolo. E all'interno di un gruppo dall'alto al basso il raggio atomico aumenta. E questo, ancora una volta, è una conseguenza della configurazione elettronica dal momento che esiste la schermatura degli elettroni più interni rispetto a quelli più esterni. Di solito, quando si racconta l'andamento periodico del raggio atomico e del volume atomico, non si fa mai riferimento ai gas nobili. Le tavole periodiche che rappresentano l'andamento del raggio atomico del volume atomico talvolta nemmeno riportano gli atomi che corrispondono ai gas nobili o mi è capitato di vedere tavole periodiche che semplicemente hanno delle caselle vuote. Questo perché? Perché ovviamente i gas nobili non formano molecole biatomiche, per cui il loro raggio atomico può essere determinato soltanto calcolando il raggio di van der Waals o attraverso calcoli quantomeccanici. Pertanto non è confrontabile con il raggio atomico degli altri elementi, ma questo non deve indurre a pensare che non si possano fare ragionamenti sulle dimensioni degli atomi
e dei gas nobili, dal momento che esiste un andamento periodico dei raggi atomici anche all'interno del gruppo dei gas nobili. L'elio ha un raggio atomico inferiore a quello del neon e inferiore a quello dello xenon. È importante sottolineare questo aspetto perché da queste considerazioni derivano le proprietà macroscopiche di queste sostanze, in quanto elio, neon, argon sappiamo tutti che sono gas, ma le particelle di questi gas in qualche maniera interagiscono attraverso forze debolissime, sono le forze di Landon che derivano da fluttuazioni temporanee della posizione degli elettroni che inducono dei dipoli istantanei nelle molecole vicine. Quindi sono interazioni debolissime, ma che esistono fra le particelle di gas, nel caso dei gas nobili sono molecole monoatomiche. E la polarizzabilità dipende dalle dimensioni degli atomi o delle molecole. E questo ci permette di giustificare l'andamento, per esempio, dei punti di ebollizione dei gas nobili. Il neon ha un punto di ebollizione decisamente più basso di quello dello xenon, più di 100 gradi di differenza, e questo è giustificabile soltanto considerando che le molecole monoatomiche di xenon, essendo più grandi, sono più polarizzabili, interagiscono con una forza maggiore rispetto alle molecole monoatomiche di neon. È la stessa ragione per cui gli alogeni hanno degli stati fisici diversi, lo iodio è un solido, il bromo è un liquido, cloro e fluoro sono gas, perché appunto i loro punti di ebollizione variano con continuità in funzione delle dimensioni delle loro molecole. Le dimensioni degli atomi ci permettono anche di fare delle considerazioni sui raggi degli ioni. Sappiamo che un atomo cede un elettrone a formare uno ione positivo, un catione, può acquistare un elettrone a formare uno ione negativo, l'anione. Il catione ha un raggio più piccolo di quello dell'atomo da cui deriva, l'anione ha un raggio più grande. Quindi anche i raggi degli ioni hanno un andamento periodico lungo la tavola periodica, quindi variano con continuità lungo un periodo e lungo un gruppo. Queste considerazioni sono importanti perché il rapporto fra i raggi di catione e anione determinano per esempio la struttura cristallina delle sostanze. Se paragoniamo il cloruro di sodio e il cloruro di rubidio, sodio e rubidio appartengono allo stesso gruppo, ci accorgiamo che il rubidio e il cloro che hanno raggi ionici paragonabili, questo porta il cloruro di rubidio ad avere una struttura di tipo cubico, invece essendo lo ione sodio più piccolo dello ione cloruro, il cloruro di sodio, la sostanza cloruro di sodio macroscopica va a una struttura di tipo ottaedrico, ma determina per esempio anche i punti di fusione e di ebollizione. Se confrontiamo i punti di fusione di cloruro di sodio e cloruro di rubidio, il cloruro di sodio fonde a una temperatura maggiore del cloruro di rubidio perché il sodio, essendo più piccolo, ha una densità di carica maggiore di quella del rubidio, interagisce più fortemente con lo ione cloruro. Un altro argomento in cui si può prendere in considerazione l'andamento periodico dei raggi degli ioni è per esempio la solubilità dei sali ionici, perché la solubilità dipende dall'entalpia di tradazione. L'entalpia di tradazione degli ioni dipendono dalle dimensioni, ancora una volta, dalle dimensioni degli ioni. Lo ione litio ha
l'entalpia di idratazione più elevata fra gli elementi del primo gruppo, così come lo ione fluoruro ha l'entalpia di idratazione più elevata degli elementi del settimo gruppo. E ovviamente dipende anche dalla carica, per cui la solubilità, che è un bilancio fra entalpia di idratazione e entalpia reticolare, in qualche modo può essere ricavata dall'analisi dell'andamento periodico dei raggi ionici. Infine, per concludere, un'altra proprietà periodica molto importante, alla quale però si fa riferimento più spesso che alle altre, è l'elettronegatività, che determina la struttura chimica e la reattività. Come sappiamo, l'elettronegatività è il potere di un atomo in una molecola di attirare gli elettroni su se stessa, così come fu definita da Pauling nel 1860, e l'elettronegatività è usata per predire la polarità di un legame. Sappiamo che molecole polari interagiscono attraverso legami dipolo-dipolo, che ovviamente sono più forti dei legami di London che abbiamo appena descritto. Il legame ad idrogeno a sua volta è un legame fra molecole ancora più forte ed è determinato dal fatto che c'è un idrogeno su una molecola legato ad un atomo altamente elettronegativo. Ovviamente sappiamo tutti che l'idrogeno, quando legato ad un atomo elettronegativo, forma legami covalenti polari, mai legami ionici, e questo dipende dal fatto che, essendo uno ione molto piccolo, ha un'elevata densità di carica. Per cui la molecola così fatta, in cui l'idrogeno è legato ad un atomo altamente elettronegativo, sarà la molecola che donerà legami ad idrogeno. La molecola che accetta idrogeni deve avere un atomo altamente elettronegativo con coppie solitarie di elettroni. Il cloro, per esempio, pur essendo un elemento elettronegativo, ovviamente non potrà formare legami ad idrogeno abbastanza forti, essendo un atomo un po' più grande. Queste considerazioni che attengono al secondo livello della tavola periodica hanno delle conseguenze sulle proprietà macroscopiche delle sostanze. Per esempio, lo evidenziamo studiando l'andamento dei punti di ebollizione degli idruri dell'elemento dal quarto all'ottavo gruppo, partendo dai punti di ebollizione degli idruri degli elementi del quarto gruppo, carbonio, silicio, selenio, tellurio, ci rendiamo conto che appunto questi punti di ebollizione variano con continuità, aumentano periodicamente e dipendono, dipendono dalle dimensioni dell'atomo. Però ci rendiamo conto anche che, se analizziamo l'andamento dei punti di ebollizione degli idruri degli elementi del quinto, sesto e settimo gruppo, l'ammoniaca, l'acido fluoridrico e l'acqua fanno eccezione, dal momento che questi composti sono gli unici che possono formare legami a idrogeno, per cui si differenziano dal metano, le cui molecole interagiscono attraverso legami dipolo-dipolo, ma si differenziano ancora più dal neon, le cui molecole monatomiche sono attratte solo da forze di London. Per concludere, possiamo dire che la tavola periodica è sicuramente un sistema di classificazione, ma è anche uno schema, una mappa, un catalogo, come dice Gray, che può essere usata per organizzare informazioni, date e conoscenze riguardanti gli elementi chimici. È evidente quindi che è un utile guida nei percorsi didattica della chimica e non solo, però
bisogna fare attenzione dal momento che la sua complessa organizzazione nasconde delle insidie che possono determinare informazioni fuorvianti, l'acquisizione di concetti errati, soprattutto negli studenti più inesperti che cominciano a studiare la chimica e che vedono per la prima volta la tavola periodica. Qui sono riportati riferimenti bibliografici che ho consultato per l'elaborazione di questo seminario. Qui vi sono i nostri riferimenti, i nostri contatti. Per finire, desidero ringraziare Rizzoli Education per l'ospitalità e voi tutti per l'attenzione. Allora, la lascio a questo punto alle domande e invito i partecipanti a usare lo strumento domande di GoToWebinar per porne altre, in modo che sfruttare al meglio questa possibilità. Vi saluto e a più tardi. Va benissimo. Bentrovati a tutti. Allora mi accingo a leggere le domande che sono arrivate. E la prima dice: interessante la proposta di un approccio storico alle discipline scientifiche, come conciliabile con il numero di ore limitato delle materie scientifiche. Innanzitutto devo dire che effettivamente questo è un aspetto critico nella distribuzione delle ore nella programmazione didattica delle scuole. Il fatto che alle materie scientifiche vengano date poche ore, e in queste poche ore si devono sviluppare tre programmi di tre discipline diverse, tenendo anche in considerazione l'aspetto pratico e di laboratorio. In realtà l'idea che sta alla base di quello che vi abbiamo esposto in questo webinar non è aggiungere nozioni a quelle già presenti nei corsi di chimica, biologia o scienze della terra, ma piuttosto un approccio diverso, un nuovo metodo per raccontare, per narrare, per proporre determinati concetti. Quindi non si tratta assolutamente di aggiungere informazioni al già denso programma delle discipline scientifiche, bensì proporre un'idea, un racconto di quei concetti in una maniera diversa. L'approccio storico perché funziona a nostro avviso? Perché ovviamente fa percorrere agli studenti lo stesso percorso che loro fanno nella comprensione di quel determinato concetto. È utile anche perché lo storytelling nella didattica moderna è un approccio che si usa molto, di cui si parla molto, per cui risulta utile e risulta anche abbastanza appealing per gli studenti. Quindi l'approccio storico ha questo aspetto sicuramente di non secondaria importanza e non ultimo anche il fatto di contestualizzare le scoperte scientifiche, di rendersi conto dell'evoluzione dei concetti. Tutti questi fattori a nostro avviso rendono l'approccio storico accattivante e per certi versi potente rispetto a un altro, all'approccio più tradizionale della lezione classica. La seconda domanda ha a che fare con la prima, perché dice: l'approccio storico utilizzabile per trattare altri argomenti della chimica. Allora, dal mio punto di vista, nonostante abbia contezza dell'esistenza di interi libri di testo scientifici costruiti soltanto sull'approccio storico,
come tutti i metodi didattici devono essere applicati soltanto quando si ritiene utile e opportuno farlo, e ogni docente, lo diciamo sempre, lo ripetiamo, deve trovare la sua, il vestito che più si adatta al suo modo di essere, di fare, alla sua professionalità. A mio avviso non tutti gli argomenti possono essere trattati con l'approccio storico. Lo trovo utilissimo nel racconto della tavola periodica, che è quello che abbiamo presentato in questo webinar. Lo trovo estremamente utile per raccontare l'ipotesi atomica di Dalton, perché raccontando le motivazioni che hanno spinto Dalton ad introdurre un piano concettuale di fatto nuovo nell'ambito della chimica, che è il piano microscopico, i ragazzi si rendono conto del motivo per cui la chimica ha bisogno di questo piano concettuale aggiuntivo, che per certi versi gli complica la vita, e raccontandogli perché Dalton fa questa scelta, a mio avviso comprenderanno maggiormente e più a fondo il perché debbono farlo anche loro. Un altro aspetto, secondo me, che si può trattare con un approccio storico sono gli acidi e le basi, la definizione di acido e base, perché le definizioni che di solito si danno di acidi e basi sembrano un po' fini a se stessi. Per gli studenti hanno l'idea che queste definizioni possono essere usate in maniera quasi intercambiabile. In realtà le definizioni di acido e base nascono da un'evoluzione di questi concetti, e sono dei concetti che inglobano, e sono delle definizioni che inglobano quella precedente, e cercano di superare i limiti della definizione precedente. E ci sono invece concetti che ancora sono presenti, soprattutto in chimica, che hanno, anche se non ce ne rendiamo conto, ci derivano direttamente dalla tradizione e dall'evoluzione storica dei concetti, che invece a mio avviso sarebbe il caso di cominciare a superare. Mi riferisco per esempio al concetto di equivalente, che un po' si sovrappone, per certi versi si sostituisce al concetto di mole, non mi viene, ci sono argomenti che chiaramente hanno una tradizione storica e che noi ancora adottiamo così come ci sono stati trasmessi dalla didattica precedente, e che in realtà risultano già ampiamente superate dalle nuove conoscenze. Vado avanti perché il numero di domande è notevole. Allora, quanto è importante collegare le attività di laboratorio con lo studio della tavola periodica? Sarebbe bellissimo, sarebbe assolutamente molto interessante. Lo abbiamo proposto in alcuni contesti, presentando la tavola periodica nelle scuole, e abbiamo visto che cercando di costruire la tavola periodica, confrontando le proprietà macroscopiche dei sali, valutando le diverse proprietà dei composti degli elementi, la costruzione della tavola periodica risulta per gli studenti più chiara, si divertono, e ovviamente quando abbiamo la possibilità di affiancare alle conoscenze teoriche anche le attività pratiche di laboratorio, è ovvio, mi sembra quasi inutile ribadirlo, tutto diventa, la didattica sicuramente più efficace. Purtroppo non sempre è possibile farlo. Da diversi anni io insegno la chimica a partire da un approccio storico. Che succede? Mi è sparita la... Scusate.
Non ho capito. Non ho più il collegamento col file delle domande. Antonella? Sì, non ho più il collegamento col file delle domande. Ha chiuso per Ah, caso il ok, browser? Ok. perfetto, ci siamo. Stavo leggendo, da diversi anni io insegno la chimica a partire da un approccio storico dove possibile e sensato e confermo funziona. Quanto è importante? Perché non. Quanto è importante, funzionale, parlare delle proprietà degli ioni? Beh, questo è un argomento che abbiamo trattato ampiamente nel webinar ed ovviamente è estremamente importante collegare le proprietà periodiche, degli atomi in genere. Quindi degli elementi e alle proprietà macroscopiche della materia, assolutamente un approccio efficacissimo, anche perché è interdisciplinare, nel senso che sicuramente le scienze della Terra e la struttura delle rocce possono essere raccontate e giustificate in funzione di queste proprietà periodiche degli ioni, quindi sicuramente estremamente importante. L'approccio storico è consigliabile per la struttura dell'atomo. Sì, a mio avviso sì, potrebbe essere anche qui un buon metodo per proporre questo tipo di concetto perché ancora una volta, come sempre, abbiamo detto in altri casi, anche in questo caso l'approccio storico risulta efficace per far capire agli studenti come mai si sia passati, per esempio, da un modello a un altro, quali sono state le motivazioni, quali sono state le conoscenze che sono arrivate che ci hanno permesso di passare da un modello all'altro. Quindi direi di sì, che può essere utile ed è consigliabile farlo. Ovviamente non c'è un metodo e non c'è un concetto che può essere presentato in una maniera piuttosto che in un'altra. Dipende molto dall'insegnante, quindi quando ritiene opportuno farlo, dipende dalla classe. Se la classe è interessata o meno a un intervento didattico o ad un altro, e dipende anche dalla professionalità dell'insegnante. Ecco, proporre un approccio storico è per certi versi anche abbastanza complesso, nel senso che passa attraverso una conoscenza approfondita dell'argomento e quindi chiaramente questo presuppone che l'insegnante deve fare a monte un lavoro abbastanza impegnativo, come del resto fanno sempre anche in altri momenti. Ci sarebbero delle altre domande, però io ho l'impressione che il tempo a nostra disposizione sia terminato. Non lo Ma se so. qualche minuto in più sicuramente possiamo utilizzarlo, per cui se vuole rispondere ci sta, va benissimo. Però non la sento più di nuovo. Non la sento più. Provi. Adesso Perfetto. Benissimo. perfettissimo, ok. Stavo leggendo quest'altra. Stavo leggendo quest'altra. Ogni tanto mi scompare
Chiedo scusa, ma ogni tanto il file delle domande sparisce. Ok, quando spiego la tavola periodica agli alunni delle scuole medie inferiori, faccio vedere loro sempre la tavola periodica facendo riferimento a ciò che ci circonda per renderla più vicina alla loro vita di tutti i giorni. Faccio bene, secondo lei? Allora, ecco, la tavola spiegata agli alunni delle scuole medie inferiori. Sì, ovviamente si può fare, è bellissimo e condivido il collegamento con la realtà che ci circonda perché gli studenti di scuola media inferiore ovviamente ancora non hanno quella capacità di astrazione che invece è propria di studenti più grandi. Quindi una tavola periodica si può proporre agli studenti più piccoli, quindi scuola media, secondo me anche primo biennio di scuola superiore, limitandoci o limitandosi al livello macroscopico, quindi a quelle che sono le proprietà macroscopiche delle sostanze. A mio avviso, molto modestamente, eviterei di entrare nel merito delle configurazioni elettroniche della struttura atomica. Mi sembra prematuro nella scuola media, ma credo che questo la docente ce l'abbia chiarissimo. Bene, le altre domande sono. Credo di aver risposto già prima, quindi siccome temo di aver rubato già abbastanza tempo oltre quello che mi era stato dato, direi Perfetto, che possiamo chiudere qui. è stata bravissima. Ci sono state, oltre a tante domande, sono arrivati anche tanti Lo messaggi di so. complimenti, congratulazioni. Insomma, Infatti, leggevo, ma penso di aver risposto più o meno a tutte le domande che sono arrivate. Ovviamente i contatti miei e del dottore Lombardo con cui abbiamo preparato questo webinar sono nelle ultime slide del webinar, quindi comunque rimaniamo a disposizione via mail per rispondere ad eventuali altri dubbi o domande o qualunque altra benissimo. richiesta. Tra l'altro, visto che molti lo chiedevano, le slide saranno disponibili poi nei prossimi giorni sul sito di Rezzoli Education, quindi le potete scaricare e visualizzare. Così come la registrazione video del webinar di oggi sarà disponibile sul canale YouTube di Rezzoli Education. Quindi avrete tutto. Se mi è consentito, volevo Certo. ringraziare tutti i partecipanti che sono stati numerosissimi e sempre Rizzoli Education per l'ospitalità e per averci permesso di poter fare questo webinar. Ok, grazie a tutti.